Ancora una volta in catene Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle. Stavolta lo ha fatto con altri cittadini per riportare l'attenzione sulle innumerevoli criticità del pronto soccorso di Pescara. Al grido di vergogna, vergogna, i cittadini hanno dato manforti a Pettinari. È arrivato il momento di dire basta, dice. Al pronto soccorso ci sono attese anche di 3 giorni. In Africa queste cose non accadono. Chi lavora nel pronto soccorso non è messo in condizione di farlo. È uno striscione eloquente srotolato davanti al pronto soccorso in cui si chiedono al presidente Marsiglio e all'assessore Verì di fare un passo indietro, visto la pessima gestione, dice Pettinari, da parte della regione Abruzzo della sanità. Non è possibile più in paese civile aspettare 3 giorni di attesa in pronto soccorso per una prestazione sanitaria. Ci sono stati tanti casi, persone che sono morte, lo sappiamo bene. Perché tutto questo? Manca il personale sanitario, mancano i medici, a volte anche infermieri e operatori sociosanitari. Abbiamo chiesto incentivi economici per assumere e attrarre nuovi medici e non ci vogliono ascoltare, ma soprattutto è vergognoso, continua il depotenziamento degli ospedali minori, Penne e Popoli, soprattutto Penne. Se si chiudono gli ospedali minori, i reparti degli ospedali minori, abbiamo denunciato solo qualche giorno fa che si sta sopprimendo una UOS nell'ospedale di Penne, si depotenzia la medicina territoriale e inevitabilmente entra tutto in imbuto in pronto soccorso. Anche i codici verdi e bianchi che dovrebbero essere servite alla medicina territoriale, che non funziona, entra in pronto soccorso. Quindi è vergognoso questo sistema sanitario. Da chi dipende la sanità? Dipende dalla regione. In regione chi governa? C'è un presidente e un assessore alla sanità. Quindi, a mio avviso, si sta facendo male, si sta sbagliando tutto e oggi chiediamo le dimissioni. Ci auguriamo che ci ascoltino, mettono mano a queste cose e risolvano definitivamente questi problemi, perché io non ce la faccio più ad ascoltare le storie terrificanti di persone che si perdono anche all'interno del pronto soccorso, non si ritrovano, li ritrovano dopo qualche ora. È vergognoso tutto questo. Lei parla addirittura di un'attesa fino a 3 giorni per carenza di medici e dice bisogna assumere almeno altri 8 medici. Certo, lei immagini che i pochi medici che ci sono devono fare il lavoro per loro e per altri 8 che non ci sono. Come può lavorare bene un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario sotto organico? Inevitabilmente poi si fanno degli errori. È vergognoso tutto ciò. È vergognoso. È una sanità da terzo mondo. Anzi, ho parlato con qualche medico che opera in Africa, mi ha detto che lì le cose vanno meglio. Pettinari riferisce che giorno e notte riceve telefonate di persone che si sono ritrovate in situazioni critiche al pronto soccorso, al limite del possibile, ed è per questo che l'esponente pentastellato prosegue la sua battaglia fino a quando, dice, risposte saranno date soprattutto ai pazienti e ai cittadini.